Come ogni anno, la festività di San Giuseppe, protettore della città di Orvieto, è stata celebrata liturgicamente con una solenne cerimonia religiosa, aperta dai Vespri, a cui ha fatto seguito la processione, dal Duomo alla chiesa dedicata al santo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente. Chi non dice calunnia con la lingua, non fa danno al suo prossimo, e non lancia insulto al suo vicino. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Figlio, perché hai fatto questo? Con ansia tuo padre Dio ti abbiamo cercato. Era docile e obbediente a Giuseppe e Maria. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giuseppe era celebre. Qualunque cosa facciate, fatela di cuore, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che quale ricompensa riceverete dal Signore l'eredità. Servite a Cristo Signore. In due brevissimi versetti, l'Apostolo Paolo credo che detti quella che è una regola fondamentale della vita, di tutte le espressioni di vita di un cristiano, ma direi anche così, è la regola della santità. Come vivere qualunque cosa? Paolo si rivolge ai Colossesi, lui stava vivendo la prima prigionia a Roma, e
Paolo non aveva direttamente lui personalmente annunciato Cristo agli abitanti della città di Colossi. Lui aveva annunciato lì in tutta la Turchia, l'attuale, quella che potremmo ritenere l'attuale Turchia, ma ormai già sono all'opera alcuni evangelizzatori, coloro che avevano ascoltato direttamente da Paolo l'annuncio di Cristo, ora sono loro che vanno evangelizzando le città vicine. E quindi anche Colosse diventa così una città evangelizzata da uno di questi primi, un ricco, direi, signore, Epafra, che aveva ricevuto l'annuncio da Paolo. È molto bello questo rimbalzo della parola. L'evangelizzazione è una parola accolta ma poi subito ridonata. E i primi cristiani vivono questa urgenza di non trattenere solo per sé, ma anche di dare credibilità a quella parola, perché è una parola che possono sì riannunciare, ma anche già spenta nelle loro vite, anche se non nelle loro labbra. Ma quello che colpisce, ecco, è l'affermazione di Paolo. Paolo, qualche versetto precedente, aveva già dato alcune indicazioni molto forti, rivolgendosi proprio agli abitanti di Colosse. Diceva loro: se voi siete risorti con Cristo, vivete delle cose di Cristo, vivete dei pensieri di Cristo, cioè assumete in voi i comportamenti di Cristo. E aveva tracciato anche come un quadretto di comportamenti all'interno della famiglia, delle relazioni così più importanti, quelle di un uomo, di una donna, di figli nei confronti dei genitori e d'altra parte anche dei genitori nei confronti dei figli e così via. E a tutti aveva dato così una indicazione molto saggia, molto illuminata. Ma poi tutto riassume in questa espressione: qualunque cosa facciate, fatela di cuore, come per il Signore e non per gli uomini. Ci sono molte motivazioni che generano anche i nostri comportamenti. Credo un cristiano, senza rinunciare a tutte le altre motivazioni che non vanno eliminate, ma fa risplendere questa motivazione di fondo: qualunque cosa facciate, e Paolo ancora dirà più in là, sia che mangiate, sia che beviate, sia che vi divertiate, sia che dormiate, qualunque cosa fate, fatela per il Signore Gesù. Ma qui anticipa qualcosa: fatela di cuore, cioè fatela, direi, con entusiasmo, fatela con gioia. A volte sono le nostre vite che trascinano comportamenti stanchi, comportamenti ormai pesanti, anche nelle grandi cose, anche i nostri amori li viviamo pesantemente, anche la nostra fede la viviamo in un modo spento, anche a volte i grandi impegni che ci vedono, per esempio, all'opera per il benessere anche della città, lo stesso, cioè in tutti i grandi ambiti della vita umana. Paolo ci dice: intanto fate riemergere il cuore, le motivazioni del cuore, fatelo con cuore. È una grande domanda che dobbiamo porci, forse una domanda che ci accompagna in tutta la Quaresima, dovrebbe accompagnarci in ogni istante della nostra vita: quanto di cuore io ho cercato di trasferire in ogni mia azione, in ogni mio comportamento, quanto invece è dettato da altre motivazioni. Motivazione di apparire, motivazione di impormi, dominazione, tante motivazioni che non sono estranee, ma sono, direi, rispettano, direi, una certa gerarchia motivazionale. Farla di cuore e farla per il Signore. Io penso a Giuseppe, questo uomo, tutto ha fatto per il Signore, per questo bambino che non era suo.
era il figlio di Dio. E sarà strano perché quando avrà questo bambino tra le braccia, man mano che può iniziare a pronunciare delle parole, questo bambino si rivolgerà a Giuseppe dicendo Abba, papà. Anche se il suo padre Abba, il suo Abba, è Dio. E Giuseppe cosa avrà pensato? Cosa avrà detto? Ascoltando mentre aveva questo bambino tra le braccia, molto bello, così che anche alcune iconografie recuperano questo fatto, che non è solo Maria che ha in braccio il bambino, anche Giuseppe. E Giuseppe a volte ha anche il bambino, ha in mano un rotolo, è il rotolo della Torah, cioè il rotolo della legge di Dio. Giuseppe è stato colui che ha introdotto suo figlio, lui, la parola di Dio, a comprendere e poi a vivere la parola della Torah. Comunque Giuseppe deve aver vissuto, direi, tutto questo in un grande, forse anche, non dico un frastuono interiore, per carità, però c'è un certo disorientamento. Ripeto, tenere un bambino e dire questo è figlio di Dio. Io non sono per lui genitore, io sono per lui padre, che poi è una cosa nobile, perché essere genitori ci si diventa facilmente, ma ci vuole molto tempo. Ma diventare padri e madri, coloro che immettono nella vita un figlio, un bambino, domani sarà un giovane, questa è una, direi, una grandezza di enorme. E quando poi è il figlio di Dio? Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, da cui prende nome ogni paternità in cielo e sulla terra. Padre nostro che sei nei cieli, ascoltaci. Padre Santo, che hai rivelato a San Giuseppe il mistero di Cristo nascosto nei secoli eterni, donaci di conoscere e di amare sempre più il tuo Figlio fatto uomo per la nostra salvezza. Tu che nutri gli uccelli dell'aria e vesti i gigli del campo, dona a tutti gli uomini il pane quotidiano. Hai affidato alle nostre mani l'opera della tua creazione. Concedi agli operai, agli artigiani, ai contadini un'adeguata ricompensa delle loro fatiche. O fonte di ogni santità, che chiami tutti gli uomini a configurarsi a te, concedi a noi, per intercessione di San Giuseppe,
di camminare in santità e giustizia tutti i giorni della nostra vita. O Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Signore procediamo in pace. Al termine dei Vespri solenni ha avuto inizio il rito della solenne processione in onore di San Giuseppe, santo protettore della città di Orvieto. All'esterno del Duomo, la processione ha iniziato il suo percorso, preceduta dalla banda comunale Luigi Mancinelli, che attendeva sul sagrato della cattedrale. Don Danilo Innocenzi, cerimoniere di Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi Benedetto Tuzia, ha preso posto alla testa della lunga teoria di fedeli, seguito da alcuni rappresentanti delle congregazioni, dai parroci della comunità orvietana della Diocesi, da Sua Eccellenza il Vescovo e dai sacerdoti concelebranti, a precedere la statua del Santo, seguita dalle autorità cittadine, civili e militari, a cui si sono aggiunti durante il percorso altri fedeli. La processione ha attraversato Via del Duomo con qualche breve sosta sino a raggiungere la piazza gremita di fedeli e antistante la chiesa di San Giuseppe, dove la statua del Santo Protettore è ritornata al suo piedistallo, sul quale resterà sino al prossimo anno. La liturgia prevede che il Vescovo Benedetto, in chiusura della solenne cerimonia, presieda una breve cerimonia religiosa di preghiera a cui fa seguito una breve ma intensa liturgia della parola, a cui ha fatto seguito l'impartizione della Santa Benedizione. Non permettere, o grande del Santo, che io abbia ad essere solo tra tanti a rimanere privo del tuo conforto. Mostrati buono e generoso anche verso di me, e io ringraziandoti esalterò in te la bontà e la misericordia del Signore. C'è anche per noi un, credo tutti noi, un invito di Giuseppe, lui è un custode, custodito da Dio, ma ha saputo custodire i doni che Dio gli ha messo nelle mani, gli ha affidato così in questa delicata operazione anche di custodia e di attenzione. Forse Giuseppe ci dice, attenzione, che anche voi avete persone affidate a voi, che sono custodite, devono essere custodite da voi. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Inchinatevi per la benedizione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione di San Giuseppe, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E grazie.